Salve a tutti, riprendiamo le nostre lezioni sull'improvvisazione. Da oggi useremo questo libro che ho scritto io. Si intitola L'improvvisazione su strumenti a tastiera e arpa, pubblicato dall'editore Progetti Sonori. È previsto che a partire da questa lezione si conosca la lettura musicale e si sappia suonare la tastiera, anche se non a livello elevato. Comunque, dove sarà necessario, darò qualche informazione sull'impostazione della mano. Nella prima lezione si parla della costruzione degli accordi. Per accordo si intende la sovrapposizione di tre o più suoni che possono dare un senso di stasi, consonanza, o di movimento, dissonanza. Gli accordi si costruiscono sovrapponendo a una nota base altre note a distanza di terza, e adesso vediamo come. Il Do si trova prima dei due tasti neri e lo chiamiamo numero 1, il Re sarà il 2, il Mi è il numero 3. Questo è un intervallo di terza, quindi una distanza di terza. Poi andiamo avanti e sovrapponiamo al Mi il Sol, un'altra terza. Naturalmente lavoriamo solamente sui tasti bianchi per il momento. Questo è un accordo di Do. Adesso, partendo da questo Do, costruirò gli accordi su tutti i gradi della scala. Ora torno indietro. Può sembrare difficile all'inizio, ma non lo è. Basta impostare la mano con le dita un po' curvate, tenendole nella stessa posizione. Basta spostare la mano sul tasto desiderato, mantenendo la posizione. Ora ripeterò l'esercizio con la mano sinistra. Torno indietro. Come abbiamo visto nell'esercizio 1, i gradi della scala di Do sono indicati da numeri romani. L'accordo costruito sul settimo grado è un accordo dissonante ed è questo. Lo faccio con due mani. Che cosa significa? Significa che dopo questo accordo bisogna sentirne uno consonante, che può essere quello seguente, quindi questo è dissonante, questo è consonante, questo è l'unico accordo dissonante fatto sui tasti bianchi. Proviamo ora a suonare lentamente una nota alla volta ogni accordo, perché l'accordo si può suonare con le tre note simultaneamente oppure una alla volta. Ora lo farò partendo da questo Do con la mano destra. Ora torno indietro. Ripeto l'esercizio con la mano sinistra e l'ottava sotto. Thank you.
torno indietro. Anche questo non è difficile, perché le dita che si usano sono sempre quelle dell'accordo pollice, medio e mignolo. 1, 3 e 5. Le dita della mano si numerano con 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5 per la sinistra. Quindi se la destra farà 1, 3, 5, la sinistra farà 5, 3, 1. Per oggi ci fermiamo qui. Arrivederci alla prossima lezione.